Questo quanto accaduto realmente il 1° dicembre 2016 con l'incendio all'impianto Eni Est della raffineria di Sannazzaro. Questa invece è la simulazione di martedì pomeriggio che ha ricreato esattamente lo stesso incidente. Attorno alle 15.30 sono state attivate le procedure di emergenza simulata, coinvolte oltre all'Eni, la prefettura, la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e le amministrazioni comunali. Nessuno sapeva che l'esercitazione si sarebbe svolta in quel giorno e in quel momento, in modo da simulare anche l'effetto sorpresa. Tutte le forze in campo comunque si sono immediatamente allertate. La simulazione serviva non soltanto per testare i sistemi più strettamente collegati all'emergenza, ma anche per provare le forme di comunicazione alla popolazione sia attraverso allarmi acustici per strada, sia con messaggi tramite SMS e social network. Ok, proviamo le radio, si sente bene? Giappi? Sì, io mi sento bene. Ok. Le cose sono andate piuttosto bene e non si sono verificati particolari problemi. In queste ore tutti i soggetti coinvolti stanno effettuando l'esame delle procedure per evidenziare eventuali criticità o per rimediare a qualcosa che non ha funzionato perfettamente. La popolazione di Sannazzaro e dei comuni circostanti non è stata direttamente coinvolta e quasi nessuno si è accorto di nulla, soltanto un viavai anomalo di mezzi di soccorso. Il test prevedeva una prima fase di emergenza interna e poi il passaggio all'emergenza esterna. In tutto è stato simulato senza naturalmente la messa in pratica degli avvisi alla popolazione per non creare un allarme ingiustificato.